Il dottor Marco Materazzi della sezione di geologia della Scuola di Scienze e Tecnologie UNICAM è stato eletto segretario generale dell'Associazione Italiana di Geografia, Fisica e Geomorfologia. L'associazione, che comprende ricercatori e docenti di tutte le università italiane appartenenti al settore scientifico-disciplinare di geografia, fisica e geomorfologia, ha conferito questo riconoscimento al dottor Materazzi per il prezioso lavoro scientifico e di rappresentanza svolto in questi anni sia in Italia che all'estero. Beh, intanto è una soddisfazione per me questo riconoscimento perché ovviamente oltre a gratificare, insomma, la mia attività, in un certo senso un po' sancisce e legittima quello che è il ruolo del gruppo geomorfologico dell'Università di Camerino, all'interno di questa associazione, di cui il professor Pambianchi è il presidente, quindi abbiamo due componenti dell'Università di Camerino dentro questa che praticamente rappresenta l'organo più importante a livello nazionale della geomorfologia. L'AIGEO, l'Associazione Italiana di Geografia Fisica e Geomorfologia, si occupa di studiare quelli che sono i processi che avvengono sulla superficie, sulla nostra superficie terrestre, e quindi quelli con cui siamo a contatto un po' tutti i giorni, fenomeni come i rischi geologici in generale, le frane, le alluvioni, l'erosione costiera, l'erosione del suolo, ma anche discipline che sono un po' nuove, un po' meno conosciute, però emergenti, come la geoarcheologia, che mette a contatto geologia e archeologia. È una disciplina dove i geomorfologi danno un contributo molto forte. Come associazione, l'associazione si occupa di organizzare sia eventi a livello scientifico, ma anche di tenere rapporti, per esempio, con il Ministero, perché la geomorfologia, ovviamente essendo una disciplina universitaria, poi ha come referente per il Ministero a livello scientifico proprio questa associazione di geografia fisica che, ovviamente, essendo composta per la maggior parte da docenti universitari, prende decisioni anche in questo campo.